Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la stanza delle lettere, questa stanza che raccoglie un po' tantissime lettere che vennero inviate da Padre Pio in un solo anno. Pensate un po' quante lettere arrivarono qui in tutti gli anni della vita di Padre Pio. Beh, nessuno le ha mai contate, ma sicuramente sono tantissime. Vogliamo qui leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino nel 1915. Non mi vogliate abbandonare, caro Padre Agostino. Voi sapete assai bene che in Dio, Gesù solamente, ho posto tutta la mia fiducia, con la ferma speranza che non vada fallita e che io gli sia sempre fedele. Sento però il bisogno di essere mantenuto in piedi, e non basta, è vero, racconsolare un'anima ferita a morte, nessuna parola, nessun suggerimento uscito dalla bocca umana, ma io sono persuaso che se il tutto verrà accompagnato da un fervente ed umile preghiera, sarà per siffatta anima sorgente di grandi tesori celesti. E voi che siete stato dalla pietà del Signore arricchito di molte grazie, beneditene sempre il Signore e pregatelo a gradire la mia preghiera, a volermi consolare finalmente con uno di quei baci divini di cui ardentemente gliene faceva domanda la sposa dei sacri cantici. Io mi sento vacillare. L'arco della tribolazione che è sempre teso, parmi che da un momento all'altro deve necessariamente spezzarsi. Il pensiero è sempre fisso lì, nella mia mente, senza volerlo. Che si spezzerà questo arco e sarà tutto finito per me. Mi riempie di sacro terrore, mi fa sentire tutto in un istante il dolore di una imminente morte. E se non muoio, è per un miracolo del cielo. Di fronte ad un siffatto pensiero sento che l'anima mi si fa tutta liquefacendosi nel suo dolore e nel suo amore insieme. Vedo il pericolo in cui mi trovo. Ma come chi dormendo sogna un pericolo paurosissimo che lo minaccia e per quanto sforzo si faccia non può né fuggire né gittare un grido, così.